Ciao! Ecco a voi la festa della donna, fatta per i più piccoli, ma soprattutto dai più piccoli. State a guardare! Per questo lavoro ci occorre un foglio bianco, una matita, un pennarello verde, le forbici, colla, carta crispa gialla. Iniziamo a lavorare. Col foglio in verticale avanti a noi, facciamo il contorno del nostro braccio e della nostra mano, con le dita ben aperte. Con l'aiuto dei più piccoli, coloriamo tutto di verde. Noi abbiamo utilizzato i pennarelli, ma voi potete anche usare pastelli, pastelli a cera, tempere, acquerelli, digito, quello che più vi piace. Tagliamo una strisciolina dalla nostra carta crispa gialla e poi ritagliamo tanti quadratini. Non c'è bisogno di un'estrema precisione, quindi i nostri aiutanti vanno più che bene. È anche un buon modo per farli allenare con le forbici. Dopodiché appallottoliamo tutti i quadratini, che poi ci serviranno per realizzare la nostra mimosa. Facciamolo insieme ai nostri piccoli, che si divertiranno da matti. Ed ora mettiamo un po' di colla sulla dita della mano e facciamo attaccare le palline. Lasciamoli liberi in questa attività. Ed ecco il nostro personale ramo di mimosa. Se ti è piaciuto, metti un like. Ci trovi su YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest. Per non perdere le ultime novità, iscriviti ai nostri canali.